No member state will be left alone. E così l'Europa raggiunge un accordo che definisce storico. Dopo anni di trattative, il nuovo patto di migrazione e asilo entrerà in vigore nel 2026 e stabilisce regole comuni tra tutti i 27 paesi su solidarietà, identificazione ed eventuale rimpatrio degli irregolari. Resta valido il regolamento di Dublino, la richiesta di asilo va presentata al primo paese di approdo che continua ad avere la responsabilità dell'eventuale rimpatrio, ma la grande novità è la solidarietà obbligatoria, ovvero in caso di afflusso eccezionale di migranti, gli altri stati devono accettare almeno 30.000 ricollocamenti l'anno oppure dare un contributo finanziario di 20.000 euro a migrante oppure ancora pagare il rimpatrio. Tutti i migranti sopra i 6 anni di età dovranno essere identificati entro 7 giorni e i loro dati biometrici, ovvero volto e impronte digitali, saranno raccolti nella banca dati comune Eurodac. Chi arriva da paesi che hanno meno del 20% di richieste di asilo accolte e quindi paesi cosiddetti sicuri sarà sottoposto alla nuova procedura rapida. Sarà ospitato in centri speciali di permanenza senza avere formalmente accesso al territorio comunitario e la loro domanda di asilo dovrà essere evasa entro 3 mesi. Se verrà respinta avrà 2 mesi di tempo per essere rimpatriato. Chi non rispetta il patto sarà sottoposto a procedura di infrazione, ma non sono previste per ora sanzioni specifiche. Il Parlamento europeo ha votato con 322 sì, tra cui quelli di Fratelli d'Italia e Forza Italia, 266 no, tra cui PD, Movimento 5 Stelle, Lega e 31 astenuti.